Prima vittoria in trasferta per la Nocerina, che sul campo dell'FC San Giorgio vince per 1-0, grazie al gol in apertura di Dammacco. Mister Cavallaro, per la partita odierna, nonostante i pochi giorni per recuperare, conferma in blocco gli stessi 11 uomini vittoriosi nel turno infrasettimanale con il Nardò. Mister Romaniello risponde con un coperto 5-3-2, schierando dal primo minuto gli ex di turno Navas, Di Pietro e Strazzullo, che da pochi giorni ha lasciato la compagine rossonera. La Nocina parte con il piede schiacciato sull'acceleratore e dal quinto minuto trova il vantaggio. Lancio lungo dalle retrovie per Talamo, il numero 7 rossonero trova una gran sponda di testa per Dammacco, che dal limite dell'area di rigore lascia partire un pregevole destro al volo, trafiggendo Barbato. Secondo gol consecutivo per il fantasista rossonero e primo gol in trasferta per gli uomini di Cavallaro. Al quindicesimo arriva la risposta dei padroni di casa. Varela, servito in area di rigore da Mancini, riesce a girarsi, ma il suo tiro è bloccato centralmente da Pitarresi. La Nocerina fatica a fare gioco ed è ancora Varela a cercare il gol del pareggio in due occasioni. Prima al 31esimo, con un tiro dal limite dell'area che termina non lontanissimo dalla porta di Pitarresi. Poi al 36esimo, dopo un'ennesima imbeccata di Mancino in area, dove il numero 9 spreca clamorosamente da pochi passi. La prima frazione di gioco non regala ulteriori emozioni. Il secondo tempo inizia senza variazione di uomini da parte delle due compagini. La prima occasione della ripresa è di marca rossonera. Al 53esimo Dammacco serve in verticale Palmieri, che a tu per tu con il portiere sbaglia incredibilmente il gol del raddoppio. La Nocina tiene bene il campo ed è al 76esimo sfiora il gol. Calcio d'angolo dalla sinistra battuto dallo entrato Mazzeo, che pesca Donine d'aria piccola, ma il calciatore rossonero da 0 metri spara alto. Non ci sono ulteriori azioni degne di nota, al triplice fischio finale esplode la gioia. Con il risultato odierno i rossoneri sono soli al secondo posto in classifica, aspettando il big match la prossima giornata con la Casertana.